commenta il Fatto del Giorno Paolo Boldrini, direttore della Gazzetta di Mantova. Oggi ho scelto di parlarvi della morte di Enzo Biagi, uno dei più grandi giornalisti italiani. Enzo Biagi è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani, nato nel 1920 a Pianaccio, il paese dove riposa accanto alla moglie. I suoi editoriali erano molto pungenti e molto ficcanti. Ne ricordo uno quando Antonio Di Pietro si dimise dal pool Mani Pulite. L'attacco era questo: lo sceriffo è stato disarmato, i ladri di bestiame esultano. In una celebre intervista descrisse così il suo paese: ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non me ne sono mai andato da Pianaccio.